ci parla del cinema in regione Friuli Venezia Giulia, la multidimensionalità di un fenomeno, le potenzialità di un sistema. Buonasera. Chiaramente parlando di cinema, si parla di un sistema piuttosto complesso, variegato, che non può essere ovviamente affrontato solo come dal punto di vista culturale. Insomma, il cinema non si occupa unicamente di, il cinema non è solo manifestazione cinematografica, non è solo festival, non è solo cinema del cinema, è soprattutto o anche produzione di prodotti cinematografici, di prodotti audiovisivi, è la distribuzione e la circolazione del fatto che questi prodotti possano essere poi visti all'interno della regione, è ricerca che viene fatto attraverso l'università, ma viene fatta anche dai festival che hanno anche ruolo, qualche maniera di popolarizzare la ricerca che viene fatta, è conservazione di tutto questo patrimonio e che ha nella nostra regione per un punto centrale della Cineteca del Friuli e ha quattro punti nei capoluoghi di provincia, che sono le quattro mediateche che fanno parte della rete delle mediateche regionali, che hanno il compito di mettere in circuito, di portare al cittadino quelli che sono i prodotti audiovisivi che vengono conservati. Ed è infine, ma probabilmente non infine, anche formazione intesa nei due aspetti, formazione dell'operatore, di chi dovrà poi fare cinema, di chi dovrà essere in grado di produrre o di realizzare o di essere comunque coinvolto in produzioni cinematografiche, ed è formazione intesa in senso didattico, in senso di inserimento della materia cinematografica all'interno dei corsi di studio delle scuole medie superiori. Ed è chiaro quindi che parlando di cinema in regione si attraversa diverse deleghe del governo regionale, ovviamente, come già avviene, perché la legge cinema è già prevista all'interno dell'attuale legge cinema, c'è la parte che riguarda l'assessorato alla cultura, che è la parte appunto delle manifestazioni, la parte più rivolta al pubblico, ai cittadini, c'è la parte produttiva che è vincolata dalla Film Commission, dal fondo audiovisivo, che riguarda le produzioni cinematografiche di chi da fuori regione viene audito per produrre e di chi da questa regione è impegnata a nuove produzioni cinematografiche. C'è la parte ovviamente legata alla delega dell'istruzione che riguarda appunto la didattica del linguaggio audiovisivo e c'è stato attraverso interventi episodici negli anni passati, interventi legati al turismo per quelle manifestazioni che hanno una capacità di attrazione più forte e legate all'internalizzazione per quelle manifestazioni che hanno capacità di avere un ruolo, come dire, in quelle che sono le relazioni tra Stati, le relazioni con gli Stati vicini. Quando nel 2006 questa regione ha prodotto la legge cinema, che era prodotta poi da un lavoro abbastanza simile a questo, nel senso che era prodotta da una commissione che vedeva coinvolti la maggior parte degli operatori cinematografici della regione, si è concentrati soprattutto su quattro punti, che sono i quattro punti che la legge in qualche maniera cerca in questo momento di definire, che si parla ovviamente della valorizzazione, della promozione di quello che è il cinema di qualità, insomma, di tutte le attività che sono legate ai cinema del sé e ai festival, di cui questa regione è particolarmente ricca. Si è cercato e si è fatto attraverso la Cina, si è identificato nella Cineteca del Friuli il luogo centrale dove conservare i prodotti audiovisivi e si è costruita la rete delle mediateche provinciali, Pordenone, Gorizia, Ovino e Trieste. Si è istituzionalizzato l'intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti delle scuole per permettere di inserire il linguaggio audiovisivo come materia di insegnamento e si è dato il via per la prima volta in questa regione a un intervento dell'ente pubblico nei confronti della produzione audiovisiva e della formazione professionale. E personalmente, avendo partecipato poi a quella commissione, penso che è probabilmente il momento migliore, no? I primi anni di una legge che può dare, il momento in cui riesce a verificare quali sono i punti che possono essere migliorati, quali sono le soluzioni che possono essere trovate per migliorare anche il rapporto con la regione. È chiaro, ho sentito dire anche prima, che soprattutto costruendo una legge, quindi togliendo le manifestazioni più importanti dalla finanziaria, nel senso non facendole più vedere come capitolo bilancio, la conoscenza dei contributi, la conoscenza dell'entità del contributo si ritarda e la certezza del contributo negli anni è legato solo alla fiducia nei confronti dell'istituzione, ma non ha nessuna certezza. Il passaggio alla programmazione triennale è una necessità abbastanza forte di tutte le realtà più importanti. La legge prevede poi, l'articolo con cui la legge attualmente interviene nei confronti delle manifestazioni, che sono tante, è probabilmente deve essere definita in maniera più precisa, nel senso all'interno dello stesso articolo con le stesse linee guida vengono valutate manifestazioni da un budget di partenza di centinaia di miliardi di euro con manifestazioni che hanno quegli obiettivi più diversi, insomma con un budget di partenza di qualche decina di miliardi di euro. È chiaro che
È abbastanza difficile per la commissione che valuta queste manifestazioni riuscire ad avere dei criteri che possano valere in entrambi i casi. Quello che ho sentito dire anche prima è che mi sembra che è piuttosto evidente la commissione che consulta l'assessore per quel che riguarda le manifestazioni è composta da chi poi andrà a beneficiare dei contributi ed è abbastanza difficile pensare che ci si riesca a astrarre da quelli che sono i propri interessi raggiungendo un'obiettività unica. Probabilmente ci sarà un bisogno di organismi esterni. Uno dei problemi che la legge affronta e che però forse non abbastanza è quello che riguarda le sale dei centri dei capoluoghi, soprattutto delle sale di sé, che si trovano in una forte difficoltà in questo momento, nel momento in cui entro la fine del 2012 la maggior parte dei cinema, delle sale cinematografiche in Italia saranno dotate di proiettori digitali. Le sale che vengono dai centri digitali, le sale di sé non hanno le capacità economiche di poter passare dalla proiezione in pellicola alla proiezione digitale e ci si troverà probabilmente nel 2013 in una situazione in cui mancherà il prodotto, nel senso che i propri film non si troveranno più su pellicola e se non ci siamo riusciti ad adeguare le sale dei centri di città ci troveremo a non avere la possibilità di mostrare molti film, i film che poi i cittadini chiedono. Il discorso è ancora più forte per quello che riguarda invece le sale in centri più piccoli, di 15-20.000 abitanti, dove oltre a un adeguamento tecnico necessario, probabilmente ci sarà la necessità di un supporto costante all'attività che vedo difficile possa essere diretto dalla regione, ma possa essere magari concordato tra comune e regione. Per chiudere con delle proposte veloci, poi so che ce ne saranno altre, ma dal gruppo di lavoro di segnalare solo le cose che ci trovavano più o meno concordi tutti. Ovviamente il passaggio a un concetto di programmazione triennale e anche il passaggio dal concetto di contributo, cioè io non so quanto questo poi sia realmente vero e amministrativo, ma il contributo che dice io contribuisco alla tua attività, alla convenzione triennale, nel senso io chiedo a te di realizzare una certa attività, vuol dire dare una maggior sicurezza a quello che sono gli investimenti che devono essere fatti per la realizzazione dell'attività stessa e fa sentire probabilmente anche un maggior coinvolgimento dell'ente amministrativo nei confronti della tua attività. Allo stesso tempo, le linee guida che sono state predisposte per valutare i progetti, soprattutto in questo caso mi rivolgo alle manifestazioni e ai festival, sono linee guida che prendono spunto dalle linee guida che consigliava l'Associazione Festival Italiani Cinema e io credo siano in grado di definire abbastanza bene cosa un festival deve fare. Purtroppo non danno elementi precisi di valutazione di questo, quindi non hanno elementi oggettivi in cui si possa valutare l'importanza o non di queste, e probabilmente queste devono essere riviste anche in considerazione di nuove ricerche che si stanno facendo dallo IULM o da altre realtà, o anche magari confrontandosi con quelle che sono le legislazioni di alcuni stati europei. E in qualche maniera, non so, questo sembra quasi che si chieda un aiuto, però per dire, sembra veramente che quando si leggono le entità dei contributi ministeriali, se vediamo il colore di rosso, a Roma sono rossi accesi, quando arrivano in Friuli sono rosa pallido, voglio dire. Cioè è evidente che io credo che la regione dovrebbe essere molto fiera di quello che si fa in Friuli per quel che riguarda la manifestazione cinematografica. C'è proprio un livellamento verso l'alto, dovuto probabilmente alla vicinanza con Venezia o anche all'importanza dei festival storici, insomma, che hanno dato, come dire, un certo livello qualitativo importante. È chiaro poi che abbiamo una difficoltà evidente a confrontarci con il Ministero, con lo Stato, insomma, ecco. La nuova legge cinema prevede anche che ci sia la concorrenza di contributo tra il Ministero e Regioni e prevede che questo venga affrontato dalla conferenza Stato-Regione. Insomma, quindi insomma, io sento un po' la necessità da parte di tutte le realtà regionali di avere una, puoi dire, di sentire la regione più vicina e anche sua portavoce per quello che il Ministero. Allo stesso tempo, tornando al discorso di prima, in cui abbiamo parlato di un mondo come il cinema che affronta diversi assessorati, diverse deleghe di governo, magari si crede che ci sarebbe bisogno di un coordinamento tra i vari assessori, insomma, un piccolo e banale esempio, molte delle manifestazioni cinematografiche hanno fatto affidamento fino all'anno scorso anche ai fondi del turismo, quest'anno per una scelta legittima, non è che per discutere le scelte, per una scelta legittima dell'assessore al turismo, questi fondi sono venuti completamente a mancare. È chiaro che, visto da chi beneficia poi dei contributi, alla fine quello è un taglio importante nel complesso dei finanziamenti che si ha dalla regione. Io vorrei chiedere una cosa che non ho scritto perché non ho pensato, ma mi è venuta in mente ascoltando le lezioni prima.
non c'è nulla nella legge, non c'è nulla però neanche nella riguardante, credo, la Cineteca del Friuli, ma è evidente che il mondo della rete di internet debba assolutamente far prevedere una digitalizzazione messa a disposizione del cittadino di quelle che sono almeno le produzioni locali. Allora, credo che